No, 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 spegnete i telefonini, scusate. Non siamo qui per perdere del tempo. È una serata, smettete di parlare fra di voi. Se uno dovesse dirmi dopo... No, se uno dovesse dirmi dopo tanti anni che faccio questo lavoro, che cosa serve per star bene? Serve percepire che sei in questo posto qua, che non c'è nessun altro, che sei tu, che sei lì a guardare i tuoi disagi, i tuoi dolori, a guardarli. Se sei distratto non ce la puoi fare. Quindi non buttiamo via questa occasione. Non capiterà spesso. Ma quando siamo qua, siamo qua. Lascia stare il telefonino, stai qua, qua. Quando c'è qualcosa che non va, stai qua. Qualsiasi cosa accade, stai lì, lì. I problemi si risolvono stando lì, non chiamando la tua amica, non parlando con tuo cugino, non raccontando i tuoi lamenti. Questa cultura ha un dramma, parla sempre di sé. Non parlare più, vuoi star bene? Non parlare più di te. Con le cose che di te che non ti piacciono, con la tua malvagità, tu ci devi stare. Ci devi stare. Se impari a stare con le cose che non ti piacciono, con quelli che tu chiami i difetti, allora incominci a stare con te così come sei. E la smetti di dire quelle scemenze, lei è cattiva, io no? O quelle altre cretinate, io sono buono? O trovarti degli amici complici che ti dicono, oh, come sei buona? Per sentirsi dire che anche loro sono buoni e tutto diventa artificiale. I disturbi sono sempre figli dell'artificialità, del fatto che reciti un personaggio che non ti corrisponde. Nessuno è buono, nessuno al mondo è buono. Che cos'è che ci fa scattare la paura di parlare in pubblico? Io ne soffrivo. Quando ero più giovane, una conferenza per me era un terrore. L'accoglienza dell'imperfezione. Io posso sbagliare. Anzi, nello sbagliare, c'è qualcosa di me che si esprime. E quella maledetta paura di non essere all'altezza parte da un errore fondamentale di percezione. Io sono sbagliato? Noi passiamo la vita a dirci che siamo sbagliati. E quando ci diciamo che siamo sbagliati, noi facciamo tre errori. E tutti facciamo tutti e tre gli stessi errori. Primo, di credere che nel passato è successo qualcosa che ti ha cambiato, che ti ha rovinato la vita e che ti ha reso così come sei, non è vero. Due, che hai avuto dei genitori sbagliati, che hai acquisito il loro modo di essere e che la loro freddezza, il loro gelo, la loro lontananza ti ha reso fragile. Non è vero, non è vero. Tre, si pensa, come accade purtroppo oggi con il mondo popolato di guru, si pensa che con uno sforzo di volontà, andando in palestra, diventando più forti, restando sempre più giovani, noi staremo meglio, staremo molto peggio. C'era una volta una cellula fecondata. Quella cellula fecondata era come il seme delle piante. Doveva trovare un terreno per svilupparsi. Ai gruppi, che io faccio tutti i giovedì, vengono più donne che uomini. Le donne sono molto più sensibili, molto più capaci di conoscere le leggi del profondo. Gli uomini spesso sono diventati troppo esterni, troppo unilaterali. Perché c'è il femminicidio? Perché? Perché l'uomo è XY, è maschile e femminile, è tanto maschile quanto femminile. Ma la cultura gli ha insegnato che essere macho è la cosa migliore che accade. E quindi ha perso delle capacità creative. Chi crea? La donna. Chi crea nell'uomo? La donna che c'è nell'uomo. Ha perso emozioni, sentimenti come la tenerezza, la dolcezza. E quindi, avendo perso il femminile dentro di sé, ogni volta che una donna gli dice addio, scatta il tentativo di annientare il femminile che c'è in lui e che c'è fuori di lui. Bisogna cominciare dalle scuole, basta con questi moralismi. Insegnare ai maschi e ai bambini che il femminile dentro di loro è il principio creativo che svilupperà il loro divenire. Un giorno viene una ragazzina. Da me difficilmente vengono delle ragazzine giovani, non me ne occupo. E gli dico, cosa ti porta qui? E mi fa, sai, io vedo i suoi video con mia nonna. Io ti posso dire che in tanti anni non ho mai visto i video. Qualcuno che è venuto da me perché vedeva i video con la nonna. Magari con la mamma, con la zia, ma con la nonna mai. E poi aggiunge, sì, perché io, sa, sono stata una bambina abbandonata da piccola. Mia mamma non mi voleva e quindi sono cresciuta con i nonni. Sono stata in psicoterapia, perché lei ha 19 anni, negli ultimi 2 o 3 anni sono stata in psicoterapia e la psicoterapeuta mi diceva che
che io venivo lasciata dai ragazzi perché vivevo dentro di me il trauma di quando sono stata abbandonata da piccola. Queste sono idiozie. La psicoterapia non è fatta per parlare di te e non è fatta assolutamente per sentire i tuoi problemi personali. Perché i problemi personali non esistono, li crei tu, non esistono problemi personali. Quello che tu chiami il problema non è un problema con l'altro, è un problema con te. Perché quando un rapporto è finito. Quando è finito, non ci sono i soldi, non c'è nessuno, non ci sono i bambini, è finito. Se non lo lasci o lei non ti o tu non la lasci, è perché tu vuoi stare con lei, punto. Smetti di dirti che devi andare via. Vabbè, questa ragazzina, chiamiamola Micheva, tutte le donne che c'erano nel gruppo quel giorno, ma anche degli uomini, poverina, poverina, poverina. Ma poverina non porta da nessuna parte. E io gli ho detto, sai Michela, si fa presto a dire abbandonata. Si fa presto a dire. C'è un grande psicanalista che è James Hillman, che io amo molto, adesso è morto, il quale conosceva la psiche, penso, quasi come nessuno. Perché la psiche la devi conoscere. Quando tu dici mi voglio conoscere, dici un'idiozia. Perché il seme dove sta nella terra? Nascosto. Non vuole essere visto. Le radici fanno la pianta. Fanno la pianta che non la, e non la vedono. C'è qualcosa dentro di te che sta facendo Michela, Roberta, Raffaele. E non vuole essere visto. L'anima non vuole essere vista. Sono tutti idiozie, voglio conoscermi. Ma cosa vuoi conoscere che un'ora fa non sei più quello di adesso? Noi siamo impermanenti. Non siamo gli stessi di un'ora fa. E l'idea che ci facciamo di noi è sempre sbagliata. Allora Hillman cosa dice? Dice, guarda che Platone, tanto tempo fa, ha spiegato una cosa che dovrebbe essere il caposaldo da insegnare nelle scuole. Prima che nascessi eri un'immagine. C'era un'immagine dentro di te, la quale si è scelta lei i genitori. E si li è scelta perché erano più affini alla sua energia di sviluppo. Pazzesco, eh? Allora alla ragazzina le ho detto, sai Michela, si fa presto a dire abbandonata. E se fosse che la Michela era troppo vecchia per avere la mamma e il papà come tutti i bambini? E se fosse che la sua immagine, il suo daimon direbbero i greci, voleva dei genitori nonni perché era troppo, troppo matura per la sua età? E per fare le cose di tutti gli altri. Ha sobbalzato sulla sedia, ha sobbalzato. Fa, dottore, so come mi chiamano a casa? No, i nonni mi chiamano la vecchia saggia, perché quando c'è una decisione da prendere vengono da me. Io sono molto infantile, ma quando c'è una decisione mi scatta qualcosa dentro e mi chiamano la piccola saggia. Io non so se è proprio vero così, ma prima era venuta da me una bambina abbandonata. Adesso è andata via una bambina con la gioia di essere stata scelta da qualcosa dentro di lei che ha fatto di lei quella donna lì. Quella donna lì. Quella bambina lì, diversa da tutti gli altri, perché ti piaccia o no, tu sei diverso da tutti gli altri. Non sei nato per avere il viso di tutti gli altri. Per cui ritengo che il lifting sia una delle più grandi violenze che ci autofacciamo.